SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri. Ben ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna. Anche questa settimana una puntata tutta da vivere a fil di cielo. Ad Amello Ski Ride Junior. Sulle nevi del Passo del Tonale è ufficialmente cominciata la stagione dello ski alp. Grifano il Memorial Stedile 2017, Andrea Prandi e Giulia Murada. La prima gara stagionale sono venuto per fare un test, vedere come stava la gamba, come stava il motore. Non pensavo, invece la forma c'è quasi, sembra che sto bene. Percorso ottimo, temperatura pensavo più freddo, ma c'è un bel sole e si sta benone. Sono contenta, la gara era corta, ma alla fine è meglio così per essere la prima. Percorso bello nonostante le condizioni di innevamento non al meglio, però davvero una bella gara, giornata stupenda, quindi bene. Magari non ero proprio al top con la forma, però la stagione è ancora lunga, quindi c'è ancora tanta strada da fare. In gara cadetti vincono e convincono Matteo Sostizzo ed Erika Sanelli. Sono contento, soddisfatto di questa gara, so di avercela messa tutta. Io quando faccio le gare non parto mai, non faccio mai previsioni di vincere eccetera, io parto sempre con l'idea di fare il meglio che posso, e di non cadere, di non farmi male, di non rompere niente. Ecco. Ero un po' in ansia all'inizio perché era la prima gara, però vabbè, sono partita abbastanza tranquilla e ho fatto fatica sul pezzo a piedi, ma tutto sommato è andata bene e mi sono divertita tantissimo. Alcune date da segnarsi in agenda, ce le dice Marco Camandona. Iniziamo la stagione di sci alpinismo, quest'anno unica tappa italiana del circuito della Gran Course, il Milleto da Rui Torrestrem. Il 1° dicembre apriranno le iscrizioni. Non solo gara, al nostro Expo ci saranno tutte le novità del settore, vi aspettiamo qua da Arvie. Salat Ski Ride, il 30 dicembre torna la sci alpinistica proposta dallo Sci Club Dolomiti Ski Alp. Dopo tre stagioni contraddistinte dalla mancanza assoluta di neve che non ha permesso il regolare svolgimento della competizione, lo Sci Club Dolomiti Ski Alp ha deciso di provare a portare la gara sulle nevi dell'Alpago, cambiando di fatto denominazione e luogo. La 16ª Salat Ski Ride Trofeo Dolomiti Ski Alp si correrà in Val Salatisse, nel comune di Chies d'Alpago, il 30 dicembre e sarà valida come campionato veneto individuale per le categorie giovani, senior e master. Il comitato organizzatore allestirà un percorso di gara seguendo le tracce del recente mondiale di sci alpinismo Alpago Piancavallo. Il percorso per le categorie senior e master maschile sarà di circa 1600 metri di dislivello positivo e si insinuerà nel cuore della valle mondiale con 4 salite, altrettante discese e un tratto da percorrere a piedi con vista sul versante friulano. Per i cadetti il tracciato avrà 800 metri di dislivello positivo, mentre per gli junior il dislivello sarà di 1200 metri. Le iscrizioni si apriranno ufficialmente il 9 dicembre sul sito www.dolomitischi-alp.com. A Mese Montagna si chiude alla grande con un super Hervé Barmas. Ma io penso che più che Hervé che ha lasciato un messaggio è stato il pubblico di Vezzano che ha lasciato un messaggio a Hervé e a Mese Montagna, perché c'erano così tante persone, il palazzetto così gremito, dunque vuol dire che la montagna vive una salute ottima, che ci sono tanti appassionati di montagna, tante persone che la amano, la rispettano e la vogliono mantenere il più possibile intatta e pulita per le future generazioni. E ci si chiede spesso chi sarà l'alpinista del futuro, io dico sempre che l'alpinista che rispetta la natura, che rispetta la montagna, è l'alpinista migliore al mondo. E questo non è una prerogativa dell'alpinista di elite, professionista. Rispettare la montagna la può fare chiunque. Dunque il principiante, l'amatore, l'alpinista che si avvicina alle alte cime o chiunque di noi può essere l'alpinista migliore del mondo a quella condizione. Anche per questa settimana è davvero tutto. Il nostro consiglio: in gara non cambia, sognate, osate e non mollate mai. SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri.